Dio ha fatto risorgere Cristo dai morti. Alleluia. Benedetto Dio sia la nostra fede e la nostra speranza. Alleluia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni, apostolo. Io, Giovanni, il Signore che mi diceva, all'angelo della chiesa di Pergamus. Così parla colui che ha la spada affilata a due mani. So che abiti dove Satana fa il suo lavoro. Tuttavia, ti risalvo il mio nome, che non mi hai ripiegato. La mia fede è pure al tempo in cui avviva il mio fedele testimone, fu messo a morte nella nostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Hai messo di te seguace della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolati agli altri e ad abbandonarsi alla fornicazione. Così pure hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Ravvedi, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce al di fuori di chi lo riceve. All'angelo della chiesa di Tiatira scrive: così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza, e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabel, la donna che si spaccia per profetessa, e insegna e seduce i miei servi, inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si vuole ravvedere dalla sua dissolutezza. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore, e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvederanno dalle opere che ha loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli, e tutte le chiese sapranno che io sono colui che sfrutta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le proprie opere. A voi di Tiatira, invece, che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, non imporrò altri pezzi, ma quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno. Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le nazioni, le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà come vasi di terra cotta. Con la stessa autorità che a me fu data dal Padre Dio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco. Io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Alleluia. E darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Alleluia.
dai discorsi di San Giovanni Paolo. Carissimi, il Figlio di Dio ha assunto la natura umana con un'unione così intima da essere l'unico ed identico Cristo, non soltanto colui che è il primogenito di ogni creatura, ma anche in tutti i suoi santi. E come non si può separare il capo dalle membra, così le membra non si possono separare dal capo. E se è vero che non è proprio di questa vita, ma di quella eterna, che Dio sia tutto in tutti, è anche vero che finora egli abita inseparabilmente il suo tempio, che è la Chiesa. Lo promise con le parole: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Tutto quello dunque che il Figlio di Dio ha fatto e ha insegnato per la riconciliazione del mondo, non lo conosciamo soltanto dalla storia delle sue azioni passate, ma lo sentiamo anche nell'efficacia di ciò che egli compie al presente. È lui che, come è nato per opera dello Spirito Santo da una Vergine Madre, così rende feconda la Chiesa sua sposa e libata come soffio dello stesso Spirito, perché mediante la rinascita del battesimo venga generata una moltitudine innumerevole di figli di Dio. Di costoro è scritto: non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. È in lui che viene benedetta la discendenza di Abramo, tutto il mondo riceve la dotazione divina. Il patriarca diventa padre delle genti, ma i figli della promessa nascono dalla fede, non dalla carne. È lui che, eliminando ogni discriminazione di popoli e radunando tutti da ogni nazione, forma di tante pecorelle un solo gregge santo. Così ogni giorno compie quanto aveva già promesso, dicendo: e ho altre pecore che non sono di questo vile, anche questo io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Sebbene infatti egli dica particolarmente Pietro: pasci le mie pecore, non di meno tutta l'attività dei pastori è guidata e sorretta da lui solo, il Signore. È lui che col pascolo impetuosi e ridenti nutre tutti coloro che vengono a questa pietra, cosicché innumerevoli pecorelle, fortificate dalla sovrabbondanza dell'amore, non esitano ad affrontare la morte per la causa del loro pastore, come egli, il buon pastore, si è impegnato di dare la propria vita per le stesse pecorelle. Partecipi della sua passione sono non solo i martiri forti e gloriosi, ma anche i fedeli che rinascono e già nell'atto stesso della loro rigenerazione. E questo è il motivo per cui la Pasqua viene celebrata secondo la legge negli azimi della purezza e della verità. La nuova creatura getta via il fermento della sua malvagità e si inebria e si nutre del Signore stesso. La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo, a farci investire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia. Io stesso cercherò le mie pecore, le passerò in rassegna, le raccoglierò dalle nazioni e le farò pastorare. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia. Ti videro le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia. La mia voce sale a Dio e grida.
morire e far vivere. Alleluia. Thank you.
quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dove è morte la tua vittoria? Dove è morte il tuo conciglione? Il conciglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano resi grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Thank you.
Santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la nostra lode e donaci oggi l'esperienza del tuo amore. Sempre nella